Jennifer, tesoro, non dire niente, ascoltami. Tu sei quel tipo di donna che ogni uomo sogna di incontrare. E se ti perdessi non so che cosa potrei fare. E ora che cosa volevi dirmi? Perché non è chiuso l'asse del water? Ti spiace, Janet, io mi sto esercitando. Sì, può darsi, però la lasci sempre sollevata. A scusarmi con Jennifer Garner. Jennifer, ma come? Fra voi non va a gonfie vele? Andava, sì, finché io non ho commesso un piccolo errore all'appuntamento di ieri sera. Cosa hai fatto? Mi sono dimenticato di andarci. Oh, Jennifer, questo è terribile. Se io fossi Jennifer non starei a sentire neanche un minuto le tue scuse. Nemmeno durante una romantica cenetta a lume di candela? Con una buona bottiglia di vino si può darsi. Ottima idea, grazie, Jennifer. Sono tornata. Terry, compro una bottiglia di vino. Ragazzi, come contento di vedervi. Ciao, Terry. Ciao. Come è stata la giornata all'ospedale oggi? Guarda, non parlarmene. Ah, sì? Ho dovuto aiutare un chirurgo ad asportare un appendice e non puoi immaginare che cosa mi ha regalato alla fine dell'operazione. Cosa? Due biglietti per il concerto di stasera. Ci vieni con me? Oh, per un attimo ho pensato che tu stessi parlando... Dell'appendice? Sì, sì. Guarda, ho anche quella. Stavo scherzando. Ma è disgustoso! Lo sa, signorina, che lei ha un umorismo macabro? Lo so! Ah, salve! Buonasera, sua madre è in casa? No, mia madre non c'è, io non vivo con lei. Ah, davvero? Ai miei tempi le diciottenni vivevano tutte quante con la mamma. Diciottenni? Se no, entri, entri. Grazie. Il signore mi ha dato 18 anni. Ah, come suo viaggiatore. No, io porto solo la borsa. I prodotti si vendono da soli. Senta, mi dispiace, ma noi non compriamo niente. Comprare? Qualcuno ha parlato di comprare. Allora cosa vuole? Regali. Offrirò un omaggio a ciascuna di voi. Uno per lei e uno per la sua amica. No, senta. Un omaggio? Che cos'è? Una penna sfera? Senta, sono spiacente, ma noi non vogliamo un orologio. È bellissimo. Mi fa piacere, Terry. Come fa a sapere il mio nome, lei? Mio figlio mi ha scritto tutto su te e su Janet. Suo figlio? Ma allora lei è il padre di Jack? Beh, io lo spero. Almeno è quello che sua madre mi continua a dire. Lei è il padre di Jack? Oh, signor Tripper, la prego, venga, si accomodi. Grazie. E grazie per il regalo. Oh, sì, è bellissimo. Jack dovrebbe essere a casa tra poco. Sì, non lo metto in dubbio, sapendo cosa lo aspetta a casa. Lei è proprio il padre di Jack. Ehi, Jack! Un attimo, devo mettere in fresco il vino. Ciao, papà. Papà? Ciao, figlio. Ciao, ma che cosa ci fai tu qui? C'è il congresso dei venditori. La ditta ha deciso di mandare la persona più in gamba, ma è morta e hanno scelto me. Che piacere rivederti, Junior. Oh, papà. Junior? Beh, io sono Jack Tripper Senior, quindi... A proposito, papà, hai già trovato un albergo in cui alloggiare o... Junior! Voglio dire, naturalmente puoi startene qui, nella mia stanza. Se insisti, grazie. Ci insistiamo. Sì, possiamo offrirle qualcosa, signor Tripper, un caffè? Oh, molto volentieri. È lì la cucina? Sì, faccio io. Fermo, lascia fare al maestro. Nessuno fa il caffè meglio di me. Ma lo vedete? Questa in fondo è casa mia e lui non mi lascia nemmeno preparare una tazza di caffè. E allora? Beh, io sono un uomo adulto e lui mi tratta ancora come se fossi un bambino. Soltanto andato a fare il caffè. Ma volevo farlo io invece. Su, lo farai la prossima volta, cucciolotto. Lui vuole solo rendersi utile. Sì, ma lui cerca sempre di rendersi utile.
E non mi lascia mai fare un accidente da solo. Ma dai, stai esagerando. Esagerando? Ma lo sapete che veniva a tutte le partite del campionato scolastico in cui giocavo io? E allora, tutti i padri lo fanno, no? Certo, ma quanti corrono dall'altra parte del campo ad acchiappare la palla? Beh, comunque, Jack, adesso è passato tanto tempo. Già, forse avete ragione. Io voglio molto bene a mio padre, solo che mi piacerebbe che mi trattasse di più da adulto. Junior! Dai! Il caffè sul fuoco. Bene. Oh, Jack, guarda cosa ho trovato la settimana scorsa. Cosa? Oh, mio Dio. Papà. Oh. È stata fatta durante un picnic quando Jack aveva 9 anni. Jack, eri un bambino delizioso. Davvero? Ma scusa, perché hai un gatto sulla testa? Quella è una berretta di pelo, Terry. Sì, infatti amava molto Davy Crockett. Oh, e che cosa sta tenendo in mano? Niente. Che vuol dire niente? È la coccarda che ha vinto per la nostra esibizione. Un'esibizione? Sì. Che cosa avete fatto? Niente. Oh, io vado a vedere il caffè. No, non è ancora pronto. Un momento, Jack. Facciamogli il nostro numero. Oh, santo cielo, no. Oh, no. Jack, per favore, ti prego. Per favore. È un po' timido, lo è sempre stato. È basso. Papà. Dai, che le facciamo ridere, Non è possibile. Non è possibile. E ora, signore e signori, mio figlio e io canteremo per voi una vecchia canzone popolare inglese. Pronto? There was an old man and he had an old sow. Ow, ow. There was an old man and he had an old sow. Lass up her elderly. Oh, Susanna's a funny old man. Susanna's a funny old man. Jack, non voglio criticarti, ma la tua esibizione non è all'altezza di un premio. Ah, insomma, sì. Sei troppo timido. Non si può tra amici. Ok, ora forza, riproviamo con un po' più di entusiasmo, eh? Oh, there was an old man and he had an old sow. Sow, I diddle down. There was an old man and he had an old sow. Laza Faralda Ray. Oh, Susanna's a funny old man. Susanna's a funny old man. Bravo, bravo. Quelli erano bei tempi. Siete stati veramente bravi. E come? A proposito, chissà se il concerto di stasera sarà così bello. Ah, hai ragione, prepariamoci, sennò si fa tardi. Tardi? Oh mio Dio, Jennifer? La mia ragazza. Oh, è meglio rimandare. Neanche per sogno. Beh, vedi, papà, c'è stato un piccolo malinteso fra noi, capisci? Così l'ho invitata a cena qui questa sera. Ma perché rimandare, allora? Senti, io sono morto. Io mi chiudo in camera e non mi sentirete. Ah, va bene, allora guardi la stanza di Jack e quella là in fondo. Bene, beviamoci quel caffè ora. Lo porto io. Troppo tardi, sono già arrivato. E questa va in fresco, ti servirà. Ma non è dolce. Sì, è simpaticissimo. Va bene, come non detto, figliamolo. Ok. Allora, Jennifer, tesoro, non dire niente, ascoltami. Tu sei quel tipo di donna che un uomo... Ok. Oh, sono felice di vederti. Ma prego, entra. Sai, Jennifer, io lo sapevo che tu non sei una di quelle persone che tengono il broncio. Tu sei così dolce, sensibile e gentile. Pensi che... di metterci molto? Ah? Non ho troppo tempo. Ah, bevi almeno un bicchiere di vino se non vuoi cenare. È già qualcosa, no? cosa fai col bicchiere in mano? Vieni, sediamoci, vorrei dirti una cosa. Jennifer, tesoro, non dire niente, ascoltami. Tu sei quel tipo di donna che ogni uomo sogna di incontrare. E se ti perdessi ora, io non so che cosa... Chi è? Mio padre. Tuo padre? Vivi con i tuoi genitori?
No, io, papà, cosa ci fai in giro a quest'ora? Scusatemi, volevo solo prendere un bicchiere d'acqua per la mia pastiglia antiallergica. Qualunque cosa mi fa starnutire, i gatti, il polline, la polvere. Ah, già, scusatemi. Jennifer, come stavo dicendo, tu sei la... Tu sei cosa? Io cosa? Un attimo solo, Jennifer, cosa? Ascolta, tipo di donna che ho... ogni uomo sogna di incontrare. Se io ti perdessi, scusatemi, non so... l'avete presa voi? Cosa? La pastiglia deve essermi caduta prima. Chissà dove è andata a finire. Papà... Stupida pastiglia. Ah, non è stupida come pensavo. È andata ai piedi di una bella signora come lei. Oh. Capisco Jack se ha perso la testa per lei. Davvero? Ma certo, e non lo rimprovero. Mi ricordo, quando avevo l'età di Jack, di una ragazza riservata, di una bellezza incredibile, con un sorriso che illuminava la stanza. Per questo l'ho sposata. Lei ha lo stesso sorriso. Cerca di non fartela scappare, Jack. Jennifer, tesoro. Oh. Jack, tu non devi dire più niente. Ah, non devo? Tuo padre ha già detto tutto. Ti senti male? Mi ha preso la palla di nuovo! Buongiorno, Junior. Ciao, pa. Beh, allora, com'è andata con Jennifer ieri sera? Senti, se non ti dispiace, preferirei non parlarne. Credevo di averti sistemato tutto. Che cosa ho sbagliato? Ecco che cosa hai sbagliato. Non ho capito. Lo so. Ah, posso fare qualcosa? Perché non ti siedi, pa? Lascia, faccio io. Junior, non ci stai mettendo troppo caffè? No. Tutti. Buongiorno. Ehi, Jack, com'è andata ieri sera? Janet, senti, non ho voglia di parlarne. Perché hai fatto fiasco? Meglio lasciamo perdere, non ne parliamo. Buongiorno. Ehi, Jack. Ciao, Terry, non dirlo. Cosa? Com'è andata con Jennifer ieri sera? Perché hai fatto fiasco? Ma porcaccia la miseria! Ve lo dico una volta per tutte, quindi fate attenzione. Vado a rispondere al telefono. È sempre scorbutico al mattino prima di bere il caffè. Sì. Allora, è impaziente di andare al congresso? Beh, ho deciso di non andarci per oggi. Non succede mai niente il primo giorno. E comunque non sono ancora andato al ristorante di Jack. Ho pensato di andare lì a dargli una mano. A dargli una mano? Era Angelino. Vuol passare al ristorante questa sera per discutere del contratto. Scusa, qual è il problema? Beh, io pensavo che me l'avrebbe rinnovato automaticamente, ma adesso io non so. Jack, se vuoi un consiglio... Papà, scusami, devo vestirmi e andare al ristorante. Oh, stavo appunto pensando... Ci vediamo più tardi. Scusatemi, ecco le insalate. Grazie. Ce ne ha messo di tempo, suppongo che abbia una buona scusa. Sì, ma signora, vede... Non ho detto che volevo sentirla. Nessun addebito per l'informazione. Comunque, scusate, auguro a tutti Grazie. Buon appetito. Pa, ma non eri al congresso, che ci fai qui? Sono venuto a vedere il ristorante di mio figlio. Molto carino, davvero molto carino. Grazie. Sai cosa ci starebbe bene laggiù? Pa, a dire il vero, non voglio... Se non è troppo occupato, le spiacerebbe portarci del pepe fresco? Certo, signora, scusa, pa. Certo, la precedenza è sempre del cliente. Quello è mio figlio. Bella roba. Quell'insalata sembra davvero appetitosa. Forza, se la mangi prima che si raffreddi. Capito? L'insalata è già fredda. È una battuta. Vado a vedere se arriva il pepe. Ma che cosa ci... Oh! Oh, oh,
Io stavo soltanto... Ma che cosa sta facendo? Mi scusi tanto, signora. Questo è il peggior ristorante in cui abbia mai messo piede. È tutta colpa mia, signora. Mi sono voltato e lui... Tale il padre, tale il figlio. Hilda, è stato soltanto un errore. Sì, anche tu, Signora, sarei felice di portarle un'altra insalata. Non serve, non ho fame. Scommetto che non lo dice spesso. Papà! Harry, hai sentito anche tu cosa ha detto di me? Sì. Harry, paga subito questa schifezza. Io ti aspetto in macchina. Mi dispiace. Quant'è? Oh, lasci stare, signore. No, no, la prego, li prenda. Ma per cosa? Erano anni che non mi divertivo tanto. Pa, senti, ma come hai potuto? Ho cercato di rallegrare l'atmosfera e volevo solo rendermi utile. Beh, non ci sei riuscito, non puoi parlare ai clienti in quel modo. Scusi. Lei chiuda il becco. Non voleva dirlo, sai? Lo stai facendo ancora. Devi smetterla di intrometterti sempre nella mia vita. Vai a vedere cosa vogliono al numero 2. Va bene. Oh, Jack. Janet, che ci fai qui? Ho cercato di telefonarti, ma non ci sono riuscita. Cosa c'è? Jack, tuo padre non è venuto qui per il congresso. Cosa? No, ha telefonato prima tua madre. Ha detto che la sua ditta l'ha licenziato da qualche settimana, cioè credo che l'abbiano messo in pensione. In pensione? Ma gli manca ancora un sacco di tempo alla pensione. Beh, si vede che hanno bisogno di sangue più giovane. E perché non me l'ha detto? Perché probabilmente è come te, Jack, è orgoglioso. Ormai non lo è più dopo quello che gli ho detto prima. Cosa gli hai detto? Oh, lui ha cercato di rendersi utile e io... Oh, Janet, devo farmi perdonare sempre che ci riesca. Oh, ma ci riuscirai. Ne sono sicura, vedrai. Ci vediamo a casa. Grazie per essere venuta. Figurati. Bene, eccomi qui. Sei pronto per il contratto? Non ora, signor Angelino. Senti, pa. Scusami se ti ho trattato così male, ma quella storia del contratto mi ha reso più nervoso del solito. No, me lo meritavo, lo so. Che mi dà il diritto di ficcare il naso negli affari tuoi? L'abitudine, forse. Trip, sto aspettando. Oh, il signor Angelino. Dei guai in vista. Davvero? Già, è meglio che vada di là. Sì, figliolo, io aspetto qui. Non preoccuparti. Non mi intrometterò più nei tuoi affari, vai pure. Sai cosa mi hai fatto venire in mente? Quella volta che sono stato chiamato per parlare col signor Davis. Il signor Davis? Sì, era il preside della mia scuola. Lui mi voleva espellere, poi io l'ho dissuaso, non te lo ricordi? Sì, me lo ricordo. Un momento. Non è vero che l'hai dissuaso tu. L'ho dissuaso io. Accidenti, hai ragione. Ma certo, l'hai dissuaso? Sì. Bene, guarda chi c'è. Mi scusi, signor Angelino, ma... È gentile da parte tua lasciare il tuo ristorante vuoto per dedicarmi solo un minuto. Grazie, signore. Scusatemi, non disturbo, vero? Oh, niente affatto. Vorrei un bicchiere d'acqua, se non vi dispiace. Ma certo, fai pure. Grazie. Chi è? Mio padre. Oh, che bello. Allora, parliamo del contratto. Sì, signore. Non intendo rinnovartelo. Cosa? Potrei guadagnare molto di più se lo trasformassi, che so, in un parcheggio. Oh, signor Angelino... Tripper, è già un anno che fai questo lavoro e ancora non ho visto altro che spiccioli. Ma io le do il 10% dei miei guadagni. Noccioline. Cioè, non bastano per le noccioline. Senta, io ho lavorato molto sodo in questo locale. Risparmiati il fiato. Tanto non capirebbe. Probabilmente ha sempre ottenuto tutto su un piatto d'argento. Sta scherzando. Io ho cominciato da zero.
Ho aperto il mio primo ristorante con pochi spiccioli e il primo anno sono riuscito a malapena a tenermi a galla. Ah, proprio come Jack. Esattamente. Cioè, no, cosa dice, No, non è questa, è un'altra cosa. Ah, ho capito, e figliolo, se vuole trasformare questo posto in un parcheggio... Non ho detto questo, ho detto che ci stavo pensando. Non mi metta le parole in bocca. Oh, mi dispiace. Le dispiace. E questo è il problema di voi profani. Voi non li capite. I problemi che Jack e io affrontiamo. Questo è un lavoro molto pesante. Noi sappiamo bene cosa significa tenersi a malapena a galla. Ed è per questo motivo che siamo uniti. Vero, figliolo? Fino alla morte. Io capisco tutti i problemi di Jack. E lui capisce i miei. Esatto. E per questo gli rinnovo il contratto. Oh, grazie. E per questo lui mi darà il 20% dei profitti. Il 20%? Lo sapevo che avresti capito. Ma eravamo d'accordo per il 10%. Il 20% questo diventa un parcheggio. Ma io credo che potrei arrivare fino all'8%. 8%? Lei è matto. Allora non se ne fa niente. Non importa, noi avevamo altri progetti. Beh, li ho anch'io. No, aspetti, signor Angelino. Papà, ma che hai fatto? Solo 10 secondi, figlio. Ma mi hai mandato tutto a monte. 7, 6, 5, 4... Il mio orologio va indietro. D'accordo. 10%. È troppo. Prendere o lasciare? Prendiamo. Lo sapevo che accettavi. Beh, riconosco che lei è un duro negli affari. È il segreto del mio successo. Congratulazioni, figlio. Grazie a te ho ancora il mio ristorante invece di un parcheggio, pa. Ehi, ma come facevi a sapere che era un bluff? È l'istinto, figliolo. Ho avuto a che fare con quei tipi da sempre. E se non funzionava? Tu sai parcheggiare le macchine, no? Oh, va. Beh, è stato un piacere rimettermi in pista. Fare qualcosa di utile. Oh, ti ho detto che la mia ditta mi ha mandato in pensione. No. Ah, deve essermi sfuggito. Ad ogni modo, domani vado a casa. C'è una nuova ditta che cerca un direttore di vendite giovane e brillante. Beh, è il tuo ritratto. Grazie. Ah, sì. Grazie per avermi preso la palla. Eh? Ah, di niente, figlio. Di niente. Grazie, pa, sei stato grande. Ti sei davvero reso utile. Ragazzi, ha telefonato mio padre. No, tesoro. Oh, accidenti, doveva dirmi com'è andato a finire quel colloquio di lavoro. Ah, l'importante è che non telefoni per darti dei consigli. Vuoi scherzare? Visto il modo in cui ha sistemato Angelino, io farò tutto quello che mi dirà d'ora in poi. Adesso sì che sei un vero junior. Carino. Pronto? Papà, stavamo proprio parlando di te. Sì, com'è? Ah, vi saluta, ragazze. Ciao. Vi salutano, le senti? Com'è? Lo hanno assunto! Beh, fantastico, papà. Congratulazioni. Oh, ciao, mamma. Non sapevo che ci fossi anche tu. È magnifico. Papà, no. No, ti avevo detto che non volevo ripetere quella sceneggiata. Jack, ricordatelo. Farai tutto quello che ti dirà. Ok, d'accordo, sì. Per la mamma. Ow, my little doubt, there was an old man. Non sai quanto lo detesto.